Vedete, tuttavia, su questo si pone un problema. Noi in queste ore abbiamo avuto un punto, un picco particolarmente alto. Ora vedete, si è detto di 22 navi, poi queste navi sono diventate 25 nel frattempo. Faccio presente, 22 navi. 25 navi, non barconi. Posso dirvi una cosa semplicissima? Quelle navi battono varie bandiere di vari paesi europei. È possibile non comprendere che c'è qualcosa che non funziona. Se noi abbiamo navi di tutti i paesi europei che battono varie bandiere europee, che operano nel Mediterraneo centrale, salvano giustamente vite umane e tuttavia gli unici porti dove vengono portate queste vite salvate sono i porti italiani. Questo è il cuore della questione che abbiamo posto all'Unione Europea e penso che l'Italia su questo deve trovarsi unita, non c'è in questo momento bisogno di fare distinguo. Su questo l'Italia deve trovarsi unita, per una ragione semplicissima, perché è del tutto evidente che io sono un convinto europeista, ve lo dice uno che veramente ha passato la sua vita a pensare che l'Europa sia un orizzonte ideale, oltre che politico. Ve lo dice uno che adesso pensa che noi dobbiamo, di fronte alla difficoltà del progetto europeo, rilanciare l'idea di un progetto unitario dell'Europa. L'Europa che ha appunto valori, identità. Io sarei più orgoglioso se a un certo punto tutte le navi che operano nel Mediterraneo centrale, una sola soltanto, anziché arrivare in Italia, andasse in un altro porto europeo. Non risolverebbe i problemi dell'Italia, ma sarebbe un segnale straordinario di solidarietà e vicinanza. Questo è il cuore della questione che abbiamo posto. È chiaro? È chiaro? Non è un'avvertenza, è un'altra cosa. È la questione che questo tema epocale di cui ha parlato l'Europa deve affrontarlo insieme, non può lasciare sola l'Italia. L'Italia sta facendo fino in fondo la propria parte, non soltanto sul terreno dell'accoglienza, e poi dirò alla fine qualcosa su questo, sta facendo la propria parte sul terreno strategico di cui ho parlato prima. Ora io mi aspetto, ho visto ieri, ho visto anche oggi, segnali molto importanti di attenzione. Ho visto che si dice con grande nettezza da parte dei rappresentanti della Commissione europea, anche di qualche governo europeo, che il tema dell'Italia e il tema che l'Italia ha posto è un tema giusto. Benissimo. Il fatto che si dica che è un tema giusto è già metà della risposta. Su queste questioni non si giocano piccole partite contingenti di consenso o di dissenso. Si stanno giocando i presupposti fondamentali della tenuta e della prospettiva di una democrazia. Voi comprendete per quale ragione io penso che sia mio dovere impegnarmi con tutto me stesso in questa partita.